Eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Come al solito, vi chiedo come prima cosa se mi sentite e mi vedete bene, se potete darmi un feedback in chat, così procedo nel caso perfetto. Ok, allora partiamo. Eh, benvenuti, buon pomeriggio. Eh, mi presento brevemente, molti di voi ci seguono in tutti i nostri webinar, quindi già mi conoscono, ma... Devo necessariamente farlo, io sono Maria Sole Borriello, sono la responsabile marketing del, dell'Istituto Informa, che è l'istituto di formazione dell'IPC Editore, ehm, che da oltre 70 anni si occupa di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e tematiche correlate. L'Istituto Informa ehm, è l'istituto di formazione che nasce dalla casa editrice, quindi ha fatto eh, proprio il know-how. Del, dell'editore e dando vita a, appunto a un istituto di formazione e consulenza di altro profilo che si avvale di collaboratori e eh, docenti competenti e qualificati, mh, uno dei eh, docenti e oggi anche il relatore del webinar e del Marmigi, esperto di valutazione dei rischi e sistemi di gestione della sicurezza, direttore tecnico dell'Istituto Informa con lui ci sarà a parlare appunto della formazione e la certificazione del manager HSE. Anche Gianfranco Amilone, che è esperto tecnico, coordinatore certificazione figure professionali, unità business ICMQ. Lascio la parola a loro che insomma sapranno parlarci dell'argomento sicuramente eh, in maniera completa e il webinar di oggi è appunto formazione e certificazione nel manager HSE, requisiti di conoscenza, abilità e competenza secondo la norma UNI 11720 2018. Su questo argomento l'Istituto Informa, oltre ad organizzare questo webinar diciamo, di presentazione, organizza il corso di alta formazione HSE manager, strumenti per la gestione del ruolo secondo la Uni 11720 2018 dal 10 aprile al 5 luglio 2024 e il corso è articolato in quattro moduli per un totale di 12 giorni, 100 ore di formazione. I moduli e le giornate si possono seguire sono fruibili anche singolarmente. È un corso qualificato per la certificazione di HSM Manager istituita dall'organismo di certificazione appunto ICMQ ed è valido come aggiornamento per RSPP, SPP e coordinatori della sicurezza cantieri e per il mantenimento della certificazione professionista della security rilasciata da ICMQ. Il, sul corso, come al solito, riserviamo un, una particolare offerta, ve ne daremo notizia nella comunicazione che vi invieremo nei prossimi giorni con il link alle slide e al video. Vi chiedo sempre di pazientare qualche, qualche giorno, giusto per darci il tempo di riorganizzare un po' il materiale e di prepararvi la comunicazione. Passo adesso a darvi le indicazioni per seguire. Al meglio il webinar, um, il vostro modo di interagire con i relatori è quello di digitare le vostre domande. Vi chiedo come al solito di farlo nell'apposita sezione, che è denominata uh, QA o DR, a seconda che abbiate la versione inglese o italiana di Zoom. La trovate in basso rispetto al vostro video. Vi chiedo di inserire le domande lì per tenerle in un unico ambiente. Questo facilita un po' da parte dei relatori la lettura e quindi la risposta ai vostri dubbi. È più semplice, insomma, mh, se non le disperdete, anche in chat. La chat è moderata da me, lì io rispondo alle vostre domande, ma che suonano nei contenuti quindi altre informazioni rispetto a quello che magari vi sto dicendo adesso, o anche delle informazioni che vi inserirò in chat. Lì, insomma, potete dialogare con me. E, mh, per quanto riguarda poi le informazioni che potrete mh, richiedere, le potete richiedere chiedere anche successivamente scrivendo al nostro uh, indirizzo mail clienti chiocciolaistitutoinforma.it o chiamando i nostri numeri, li trovate sul sito, ma vi indicherò comunque anche quelli in chat. Come vi dicevo, le slide uh, e il video, il link a slide e video vi sarà inviato nei prossimi, nei prossimi giorni, Mi inserirò in chat anche il link ai prossimi webinar gratuiti sono argomenti, gli argomenti diversi, parliamo di security e privacy per i prossimi webinar, però insomma, l'argomento può essere mh, anche di vostro interesse o se avete dei colleghi o degli amici con cui condividere la, la notizia. Potete iscrivervi comunque dal link che vi inserirò in chat e, e condividerlo tranquillamente. Credo di avervi detto di avervi dato tutte le informazioni. Io ovviamente rimango qui in ascolto, noi ci rivediamo alla fine. Del webinar per i saluti e mi metto in ascolto con voi. Lascio la parola a Daniele Marmigi. Grazie, Daniele. Grazie a te. Grazie, buongiorno a tutti. Buonasera, ormai. Ehm, bene, eh, benvenuti. Come anticipato gentilmente da, eh, dalla dottoressa Borriello. Diciamo, l'incontro è un po' finalizzato a capire un po' chi è questa figura dell'HS Manager e quali sono le opportunità, gli sbocchi, i requisiti e cosa ci si aspetta da questa, da questa famosa norma eh, UNI 11720 del 2018. Eh, io sono Daniele Barmigi, come ho anticipato prima, eh, sono il direttore tecnico dell'Istituto Informa e eh, HS Manager e eh, esperto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, insomma un po' di cose. Tendenzialmente, ehm, insieme al, al, al collega Gian Milone, eh, cercheremo di affrontare un pochino questo tema e di capire più o meno come poterci addentrare all'interno di questo, di questo mondo, ma soprattutto di quali possono essere le opportunità che vi sono connesse. Eh, ora, tendenzialmente, eh, prima di cominciare a parlarne, cerchiamo di anticiparci un pochino e capire... Eh, un po' quando è partita la norma, quindi eh, parliamo del 2018 e che cosa si intendeva con questa norma e che cosa si intende con eh, il profilo professionale e quindi la qualifica del profilo professionale. Eh, stiamo parlando di una figura professionale ovviamente eh, qualificata, quindi più tardi magari Gian eh, Milone ci, eh, ci illustrerà anche un pochino qual è il percorso e qual è l'iter per il raggiungimento di... Eh, di questo iter di qualificazione tendenzialmente. E, mh, vi faccio innanzitutto da prima una panoramica, una piccola panoramica su che cosa si intende per HSM Manager, mh, quindi quali sono le figure, eh, le tipologie di figura che ci sono e i vari profili professionali. Allora, al di là di tutto il percorso e di tutto l'iter che vedrete più tardi, e quindi rispetto a come eh, nasce la, la qualifica della figura professionale, ehm, sicuramente l'HSE Manager è una figura che eh, ha due tipologie di settori. Quindi parliamo di un manager HSE che può essere operativo o strategico, quindi questo magari lo riprenderemo anche più tardi. Perché poi, sulla base di questo capiremo anche che cosa si intende come requisiti e che cosa ci aspettiamo. Allora, il manager HSE, come definizione Uni, è un professionista che ha le conoscenze, le abilità e le competenze che garantiscono una gestione complessiva ed integrata di quelli che sono processi, sottoprocessi in ambito HSE. Quindi parliamo di tutto ciò che riguarda health, safety and environmental, quindi eh, salute, sicurezza e ambiente. Per cui di cosa parliamo? Parliamo di rifiuti carichi, emissioni, depurazione, eh, qualificazioni, valutazione dei rischi, acquisti, comunicazione, formazione, tutto ciò che insomma attiene a questi temi, fino ad arrivare a sistemi di gestione, verifiche, controlli periodici, visite mediche, dpi e insomma andiamo avanti da questo punto di vista. Come abbiamo detto mh, è una figura che comunque eh, ha due sbocchi, quindi ha due tipologie di Compiti che possono avere una prevalenza di carattere strategico oppure eh, possono essere di natura operativa. Eh, diciamo che la professione, in ogni caso, si tratta di una professione di carattere gestionale, per cui parliamo sicuramente di eh, una figura gestionale, eh, ma benché si tratti di una professione di carattere gestionale, eh, alcune delle conoscenze tecniche che sono legate alle caratteristiche del tipo di attività. Eh, svolta dall'organizzazione in cui si troverà o si trova ad operare il manager HSE, devono essere acquisite da, da, da quest'ultimo, cioè da, 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 da questa figura, a integrazione di quelle eh, di applicazione generale trasversale, eh, che poi sono. sono, sono ci, insomma, ci andremo a vedere un pochino di seguito. Ehm, diciamo che la norma, quindi la, la 11720. Non tiene in considerazione eh, le questioni relative alla posizione organizzativa e all'inquadramento professionale tendenzialmente che il manager HS può ricoprire, eh, ma lo fa volutamente. Questo perché comunque stiamo parlando di una figura che abbiamo detto è a potere gestionale, a carattere gestionale, ma che eh, di fatto poi si va a vestire all'interno della specificità dell'organizzazione all'interno della quale si trova ad operare. Quindi non possiamo immaginare come la figura del manager HSE come una figura perfettamente delimitata non solamente nei compiti, ma anche nella posizione organizzativa e nell'inquadramento professionale. Questo ovviamente la norma non lo fa e fortunatamente volutamente non lo ha fatto, perché comunque garantisce da un certo punto di vista la possibilità di eh, renderla molto più eh, aderente a quello che poi è l'organizzazione all'interno della quale opera. Ora, eh, detto ciò, Cominciamo a porci delle domande eh, rispetto al manager HSE. Eh, come lo combiniamo la figura del manager HSE con la figura eh, con ciò che riguarda ad esempio l'8108? Il manager HSE è un dirigente, è un RSPP. Chi è questa figura? Ovviamente, è il diciamo la figura può essere ricoperta da qualsiasi tipologia di professione, no? nel senso che comunque ehm, parliamo di un RSPP che ha molti anni di esperienza e che decide di, di intraprendere questo percorso di certificazione della figura professionale, possiamo parlare anche di eh, non necessariamente RSPP, ma di professionisti, di consulenti, di lavoratori, quindi di... Eh, mh, responsabili di aziende pubbliche o private che operano all'interno di questo settore e che hanno deciso di intraprendere questo percorso di certificazione della propria figura. Allora proviamo a fare dei parallelismi rispetto ai compiti, perché la norma poi parla chiaro rispetto a quelli che sono i compiti dell'HS Manager e, e strategicamente li eh, individua e li suddivide rispetto a quello che poi è la, eh, la funzione. Quindi possiamo dire che c'è l'HS manager strategico. Che si declina in determinati eh, compiti, c'è cioè l'HS manager operativo che si declinerà in determinati altri compiti. Ehm... Che intendiamo per compiti? Eh, per compiti intendiamo tutto ciò che l'HS um, manager è chiamato a fare operativamente. Per cui i compiti, proprio per questa suddivisione che già vi ho anticipato strategico operativo, si suddividono in tre prospetti all'interno della norma, quindi eh, ci sono i compiti comuni dell'HSM Manager, per cui parliamo eh, che cosa fa sia una figura che l'altra, quindi che sia esso strategico ed operativo. Ecco, sicuramente eh, una valutazione di impatto HSE su quelli che sono i nuovi processi, sicuramente un supporto per la redazione e la definizione dell'organigramma HSE la gestione dell'aggiornamento normativo, la definizione dei piani formativi, eh, tutto ciò che sono le iniziative di promozione rispetto alla cultura in tema di HSE, la gestione di una efficace comunicazione in tema HSE e poi i rapporti tra le parti interessate interne ed esterne. Questo è ciò che diciamo, tendenzialmente la norma chiede e definisce per l'HSE Manager come compiti comuni. Ora, a questo punto, eh, poi, i compiti si vanno a, mh, a rendere più specifici rispetto a quella che è la figura dell'HS manager operativo e di quello che è l'HS manager strategico. Eh, L'HS manager operativo, lo dice la parola stessa, è una figura che ha un po' più carattere operativo, quindi ehm, un po più, eh, ne, va un po' più nel concreto delle attività. E quindi a questo, questo scopo, che cosa va a fare l'HS manager operativo? Ad esempio, eh, colui che contribuisce e definisce gli obiettivi HSE, eh, collabora alla definizione dei piani d'azione, eh, identifica ehm, all'interno della specificità dei processi e dei prodotti quelli che sono tutti gli aspetti HSE, coordina i piani di emergenza, collabora a misurare prestazioni, eh, gestisce tutto quello che è la selezione eh, dei fornitori, quindi degli specialisti e poi va nel dettaglio dell'operatività del sistema di auditing. E poi lavora anche nell'ambito del sistema, quindi tendenzialmente eh, gestisce tutto ciò che sono le pratiche amministrative, i, eh, registra gli indicatori, collabora per la definizione degli investimenti, tutto in tema ovviamente HSE. Quindi abbiamo visto che oltre a quelli che sono i compiti comuni L'HS Manager operativo eh, gestisce anche dei compiti eh, un pochino più specifici, che sono diversi dai compiti specifici invece di quello che è l'HS Manager strategico. Perché rispetto all'operativo, che abbiamo detto, svolgere dei compiti un pochino più eh, di concretezza e meno di strategia e quindi di gestione, l'HS Manager strategico è una figura un po' più strategica e quindi un pochino più ges di gestione. Per cui cosa fa? L'HS Manager Strategico propone e definisce eh, gli obiettivi HSE. Quindi rispetto a prima, eh, la, in cui l'HS Manager contribuiva eh, nel concreto a individuare quelli che erano i punti degli obiettivi, eh, l'HS Manager strategico invece li propone e poi li definisce. Coordina i piani d'azione, quindi fa un po' più attività di coordinamento. E, e gestisce e definisce soprattutto i criteri, gli indirizzi e gli orientamenti di quello che poi è il modello di gestione HSE. E, ed infine, rispetto a quello che abbiamo detto prima, della valutazione, la prestazione dei fornitori eh, di questa tipologia di stakeholders, eh, propone proprio un sistema di valutazione. Mentre l'HS manager operativo era colui che eh, collaborava in, nel concreto a misurarle queste prestazioni. Quindi, Già cominciamo a capire qual è la funzione differente tra un HS manager strategico e un HS manager operativo. E ci poniamo una domanda: eh, proviamo a creare un parallelismo no, tra l'HS manager e eh, un dirigente 8108. Quindi, eh, il manager HSE, domanda che ci poniamo: è anche un dirigente ex 8108? Ovviamente, la risposta è dipende. Dipende da che cosa stiamo intendendo per manager HSE. Eh, questi parallelismi li facciamo per cercare di inquadrare un po' più nel concreto la figura di, di questa figura professionale, perché noi magari siamo abituati a lavorare un po' più sulla parte o cogente o sistemica. Quindi o immaginiamo colui che è l'RSTP, quindi tutta quella parte che riguarda organigramma X8108, o immaginiamo l'organigramma di sistema. E in questo frangente cerchiamo un po' di porci la figura del manager HSE per capire dove porla. Poi Abbiamo detto che dal punto di vista di inquadramento professionale la norma eh, non ha tenuto in considerazione queste questioni. Eh, dal punto di vista degli organigrammi eh, non si capisce dove porlo, quindi diamogli un po' una collocazione a questo HSE manager. Ecco, la domanda era, eh, quindi per esempio se facciamo un parallelismo col dirigente 8108, c'è parallelismo? La risposta dipende. Perché dipende? Perché eh, l'HS Manager operativo, per esempio, abbiamo detto che opera in una posizione organizzativa eh, che è dotata di piena autonomia decisionale sicuramente relativamente alla gestione di tutti gli aspetti operativi, però rispetto agli aspetti strategici è limitata, poiché eh, gli aspetti strategici sono definiti e decisi a un livello un pochino più elevato dell'organizzazione. E l'HS manager strategico invece lo possiamo porre eh, in un parallelo eh, allo stesso livello di un dirigente ex 8108? Beh, cerchiamo di capire quello che abbiamo eh, rapidamente detto finora, eh, che opera in una posizione organizzativa dotata sempre di piena autonomia decisionale, ma con riferimento alle scelte strategiche dell'organizzazione in ambito HSE. Può coordinare. Altri manager HSE, quindi ci aspettiamo che un HSE manager strategico gestisca anche il coordinamento di una serie di HSE manager operativi. Quindi, se ricordiamo la definizione dell'articolo 2 dell'81 rispetto alla figura del dirigente, che è quella persona che è in ragione delle competenze professionali, dei poteri gerarchici eh, adeguati alla natura dell'incarico, eccetera, eccetera, che cosa diceva l'articolo 2? Chi è il dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro. Organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Quindi tendenzialmente in questo caso potremmo dire non che l'HS Manager è coincidente, ma a seconda di quello che può essere la funzione che viene poi de di dettaglio, di quindi nel dettaglio ehm, eh, rappresentata nello specifico ambito dell'organizzazione, potrebbe l'HS Manager, in particolare quello strategico, Coincidere con un dirigente ex 8108. Quindi se riprendiamo eh, il prospetto dei compiti dell'HS manager comuni, abbiamo detto che faceva l'HS, i compiti comuni sono quelli che riguardano entrambe le figure, eh, quindi sia lo strategico che l'operativo. Non nel dettaglio degli specifici dell'uno o dell'altro. Ehm, abbiamo detto che faceva una valutazione dell'impatto HS dei nuovi processi. Bene, questo sicuramente potrebbe essere qualcosa che fa anche il dirigente. Dava un supporto per l'organigramma HSE, anche qui, stessa identica cosa, potrebbe essere quello che fa un dirigente. Gestisce gli aggiornamenti normativi? Uguale, dirigente. Definisce piani formativi, definisce i piani formativi, ci ricorda sia il dirigente che anche l'RSPP in qualche modo, così come la parte in cui diceva che doveva eh, promuovere delle iniziative. Eh, rispetto alla cultura della promozione della cultura in materia di HSE anche qui c'è cioè sia la parte del dirigente che della RSPP quindi da un certo punto di vista possiamo dire che c'è un parallelismo cioè la figura dell'HS manager un po rispetto all'8108 ci eh, non si discosta assolutamente eh, d'altro canto se pensiamo anche a L'HS manager operativo mi viene in mente, avevamo detto che tra le varie attività che fa, coordina i piani di emergenza e anche questo un po' ci può richiamare eh, la parte dell'8108 come il coordinamento dello sviluppo di misure di gestione HS efficienti ed efficaci. Ecco eh, a questo punto eh, dovremo un po' andare a cercare di capire eh, qual è la. L'iter, eh, insomma, del, del, da dove nasce questa figura e qual è l'iter che si conclude? Per questo motivo lascio, lascio la parola a Gianfranco Amilone che ci può illustrare molto meglio tutto questo percorso tendenzialmente. Buonasera a tutti, eh, sono l'ingegner Milone eh, dell'organismo di certificazione ICMQ Società di Benefit. Eh, personalmente sono un ingegnere per l'ambiente e il territorio, eh, membro della commissione HS dell'Ordine di Monza e della Brianza e progetto impianti di depurazione. Quindi diciamo che sulla parte E sono abbastanza ferrato. Eh, vi faccio vedere una presentazione. Abbastanza interessante, un attimino, allora questa qui, condividi, andiamo in presentazione, perfetto. Allora, fondamentalmente mh, quello che c'è da sapere mh, sulla norma è che eh, rientra nel quadro eh, di, eh, dei tavoli eh, detti attività professionali non regolamentate che l'UNI ha deciso di eh, aprire proprio per andare a normare tutta una serie di professioni che abbiamo in Italia eh, che non sono di tipo ordinistico, quindi non regolamentate significa quello.

Ovvero fondamentalmente eh, sappiamo benissimo che l'HSE manager può essere un ingegnere eh, piuttosto che un geometra, però non sta svolgendo la professione propria, diciamo, dell'ingegnere ordinistico o del geometra eh, iscritto al collegio. Quindi automaticamente eh, segue un mansionario diverso e eh, automaticamente ha eh, delle capacità, delle conoscenze, delle abilità che esulano e completano la professione di ingegnere. Ad esempio, nel 2013 è stata emessa la legge 4 che proprio eh, ha per oggetto disposizione in materia di professioni non organizzate, e eh, proprio l'articolo 6 viene eh, definita l'autoregolamentazione volontaria, cioè ovvero. Ehm, Invitando l'Uni a scrivere appunto queste norme, eh, ha eh, previsto tre modalità: ovvero, il professionista può in scienza e coscienza leggere la norma UNI e stabilire di essere, diciamo, conforme, compliant con quello che c'è scritto nella norma e autodichiararlo. Altrimenti, eh, se lui facesse parte di un'associazione professionale, l'associazione può attestare questa sua capacità, anche se eh, questa attestazione ha un limite temporale perché è legato al fatto di essere eh, o meno iscritti a questa associazione. La terza via è quella degli organismi di certificazione eh, accreditati e quindi riconosciuti da Accredia e eh, accreditati secondo la 17024, che è la madre del sistema. Sistema certificazione professioni e eh, automaticamente capite che si tratta di un livello un po' superiore perché è di parte terza, non c'è nessun interesse eh, legato al pagamento di una quota di iscrizione o comunque c'è la verifica da parte di un ente terzo di quello che il professionista dichiara ora. Non si tratta di un caso isolato. La norma sull'HS Manager fa parte di un gruppo di norme che oggi eh, è arrivato a contarne ben 106, eh, a cui si aggiungono addirittura 30 PDR, prassi di riferimento, che sono, se volete, una specie di anticamera delle norme. Eh, ora. È inutile dirlo, ma in Italia oltre ad essere il paese delle 100 capitali siamo anche il paese delle migliaia di professioni. Eh, questa in particolare capite che eh, ha un peso abbastanza rilevante dal momento che è sicuramente un ruolo fondamentale all'interno di aziende grandi e strutturate. Eh, ormai è imprescindibile eh, se si è eh, una multinazionale o un'azienda comunque di settori critici eh, avere eh, in organigramma un HSE. Ora lasciamo perdere tutto il discorso degli schemi proprietari, non vi interessa. Voglio subito andare al, al dunque. Fondamentalmente, come vedete, questi sono i tre gradi eh, di, eh, diciamo certificazione, l'autocertificazione, l'attestazione di parte seconda dell'associazione, la certificazione di parte terza. Ora ovviamente quest'ultima non solo è di parte terza nel senso che viene eseguita da un soggetto terzo, ma viene controllata veramente a tantissimi livelli. Eh, quindi fondamentalmente c'è un'attestazione della veridicità di quello che eh, il professionista sa fare eh, di livello massimo. Ora. Eh, oltretutto vi ho guardato oggi sul database per farvi capire che non si tratta di fenomeni isolati, non è, non è assolutamente una novità quella della certificazione professionale perché ci sono ben 73 organismi di certificazione accreditati, non su tutte le figure, ci si specializza ovviamente. Eh, noi come CMQ siamo specializzati da una parte nel mondo delle costruzioni e dall'altra su tutto quello che è rischio e sicurezza, per questo eh, la naturale tendenza ad andare anche verso la HSM Manager. Ci sono 244 figure professionali eh, riconosciute e a database Accredia, Come vedete sono molte di più delle famose 105 norme di prima, anche sommando le PDR, perché c'è appunto la possibilità di andare a eh, scrivere dei propri disciplinari, eh, ovvero schemi proprietari, come vengono detti. Ora, la norma è uscita già nel 2018, eh, purtroppo eh, ha sofferto per due motivi. Il primo perché è inutile nascondere che il desiderata del normatore eh, è stato molto alto. Viene comunque richiesta una lunga esperienza lavorativa, una grande formazione e eh, in secondo luogo, lo sappiamo tutti, dal 2020 eh, abbiamo avuto la pandemia e questa cosa ha bloccato molto le certificazioni in questo periodo. Adesso finalmente non possiamo dire di essere dall'altra parte della china, ma insomma le cose si mettono un po' meglio e eh, questa certificazione sta prendendo il giusto spazio. Uh, questa è la copertina, queste sono le commissioni che l'hanno redatta. Ora, come diceva il collega Marmigi, uh, fondamentalmente uh, l'HS Manager di per sé opera in diverse uh, tipologie di organizzazioni, soprattutto teniamo presente che siamo uh, nel paese delle piccole e medie aziende, quindi fondamentalmente anche se sono previste appunto queste due figure, quella dell'operativo e dello strategico, eh, a, volte, a volte sappiamo bene che i due ruoli tendono a confondersi, perché ovviamente l'operativo eh, ci si immagina essere, diciamo, subalterno allo strategico, anche se la norma lo dice più di una volta che così non è ma comunque eh, si tratta di eh, un professionista che è sempre sul campo e di un professionista che invece è più facile che sia in ufficio ed affianchi la dirigenza. Fondamentalmente essendo figure manageriali eh, è dove un pochino più si distinguono dal discorso appunto eh, meramente legge 81 tra virgolette perché si rientra proprio in un discorso molto ampio di eh, condivisione con eh, la società eh, della, della della policy, delle visioni che l'azienda deve, deve, deve avere eh, per questi tre settori e eh, giustamente tutta la gestione del sistema legato anche poi alla eh, legge 231, perché comunque eh, di compliance si tratta e, eh, ed è una figura chiave quella dell'HSE per andare a eh, far redigere un buon modello organizzativo 231. Esiste poi eh, l'attestazione di eh, un profilo veramente particolare, cioè quello dell'HSE formato, ovvero chi ha scritto la norma si è reso conto di aver messo eh, un requisito di conoscenza molto, molto pesante, cioè a livello di formazione, 400 ore, quindi eh, è anche normale che eh, chi magari eh, ha maturato le 400 ore di formazione possa non aver raggiunto invece l'anzianità. Tra virgolette lavorativa, cioè il requisito eh, esperienziale sul campo. Allora eh, si è pensato di riconoscere comunque questo, questo percorso molto lungo, 400 ore è, è un corso universitario di quelli seri. Eh, con l'attestazione del cosiddetto HSE formato, cioè avere una specie di passepartout che una volta maturata l'anzianità lavorativa dà accesso alla certificazione. Ora, quando intendo dire eh, che eh, dà accesso, vi spiegherò bene di cosa stiamo parlando nel... Tra poco. Esiste anche un livello senior, cioè diciamo per eh, premiare chi ha un'anzianità lavorativa superiore eh, a quella base, eh, diciamo che è praticamente un 50% in più. Ad esempio, se andiamo a vedere eh, un HSE eh, operativo con laurea di secondo livello magistrale, scusate, avrebbe bisogno di 8 anni, con un 50% in più. Diventano 12 anni per la seniority. È assolutamente un titolo, diciamo, eh, eh, di onorificenza. Non c'è nessuna richiesta di conoscenza in più. C'è soltanto un discorso proprio di, di anzianità lavorativa. Ora, quando dicevo che si deve poter accedere alla certificazione, intendo quello che c'è scritto in, questo, uh, in questa tabella che uh, ho riportato in uh, numeri mentre nella norma è, è riportata in, in aramaico antico, fondamentalmente è tutto scritto a parole, veramente un po' contorto da leggere. Abbiamo fondamentalmente. Dei livelli eh, di istruzione permessi dalla eh, vecchia terza media al diploma di scuola superiore e poi i due livelli di laurea. Cosa succede? Che in base al livello e al profilo richiesto fondamentalmente si ha un uh, decremento degli anni di esperienza man mano che aumenta il titolo di studio questo è un, uh, un indirizzo uh, che si sono dati gli estensori di queste norme prima di tutto perché probabilmente uh, chi ha una laurea è andato magari nella direzione già specialistica nella direzione per saperne già di più senza aver eh, dovuto maturare l'esperienza sul campo. Ma dall'altra è legata anche al fatto che eh, comunque è innegabile che chi ha smesso di studiare pochi anni fa rispetto a, a qualche decennio fa ha quella freschezza, quella velocità nel cogliere le informazioni, nell'assorbire eh, nuove conoscenze che magari chi... Eh, purtroppo eh, si è dovuto fermare alla terza media o magari al diploma di scuola superiore ha un po' perso negli anni questo è l'indirizzo generale eh, poi voglio dire magari se si è laureato in filosofia si ha il vantaggio di saper comprendere molto bene eh, tutto quello che si legge ma poi c'è un gap tecnico no è ovvio comunque come vedete le anzianità lavorative: se andassimo a fotografare una situazione che ormai è abbastanza diffusa in Italia, cioè almeno il possesso della laurea di primo livello, si tratta praticamente di 10 anni di esperienza lavorativa eh, per poter iniziare e 12 anni invece per quanto riguarda lo strategico, lasciate perdere il senior. Come vi dicevo prima, è soltanto diciamo, una questione di riconoscimento di maggior eh, anzianità lavorativa. Ora. Una volta che eh, è stata fatta eh, la formazione necessaria, che si è maturata questa esperienza, che deve essere comunque documentata e provata con delle evidenze, ci si può certificare. Eh, ora, queste 400 ore sono suddivise, ve lo faccio vedere a histogramma che si capisce meglio: tra eh, operativo e HSE in maniera un po' eh, differente. Ovviamente, eh, gli strategici hanno una preponderanza di ore nella parte organizzativa e gestionale. Uh, mentre, come vedete, il tecnico, quindi l'operativo, ha molte più ore di formazione in totale sulla parte appunto eh, HSE. Quindi, capite bene che: eh, perché chiedere l'attestazione magari di HSE formato? Prima di tutto, perché andiamo a fare uno studio di tutte le, eh, le ore di formazione che avete fatto. No? Eh, ovviamente non vado a chiedere a un laureato specialistico di andarsi a fare un corso di formazione di qualcosa per cui ha già sostenuto un esame in università, teniamo buono quello. E fondamentalmente si va a attestare la. Veridicità e la bontà di un percorso formativo che è la base di partenza per un buon professionista. Ok, quindi una parte terza ricongiunge un po' come se fosse il vostro profilo previdenziale, se volete, tutto quello che avete fatto come formazione e eh, lo attesta con un certificato. Dopo questa fase c'è un discorso invece di certificazione, ovvero. Io devo poter avere eh, i prerequisiti che sono appunto la formazione, l'esperienza e l'istruzione, ovvero in base al titolo di studio vado a vedere qual è l'esperienza, quindi l'apprendimento informale e poi eh, si va a verificare appunto che ci siano le 400 ore. Quindi l'esperto tecnico come prima fase va a fare la valutazione dei prerequisiti. Eh, se nel caso in cui diciamo, la formazione specialistica che viene fatta attraverso un, uno strumento che abbiamo chiamato gap analysis, cioè andiamo proprio a conteggiare in maniera proprio da ragioniere contabile ora per ora. Su tutti gli argomenti, se ci dovessero essere dei, delle lacune, eh, vi viene restituita un'indicazione su dove andarvi a formare per colmare quel gap. Se invece il gap è colmato, quindi ci sono tutte le ore, si va a valutare appunto il discorso dell'esperienza professionale che eh, deve essere comunque eh, suffragata da. Eh, evidenze, quindi la dichiarazione dell'attuale datore di lavoro piuttosto che la possibilità di dimostrare di aver fatto lavori in precedenza. Okay? Quindi dopo questa fase di valutazione c'è la missione all'esame. La missione all'esame ovviamente per noi eh, significa eh, dover andare a valutare per ognuno degli, dei candidati eh, la loro storia, quindi la loro storia professionale, associativa, eh, di rapporti interpersonali e via dicendo, perché dobbiamo selezionare degli esaminatori che sono assolutamente privi di conflitto di interesse, cioè non devono aver lavorato con voi, non devono essere nella vostra associazione professionale, non vi devono conoscere, non devono avere gradi di parentela eh, e via dicendo, cioè cose abbastanza banali, un po' da concorso pubblico se volete, ma questo è sintomo e simbolo di serietà assoluta perché appunto tutti dovete andare all'esame a darmi pari quindi una volta che siamo riusciti a trovare questa quadra ovvero ad avere tutti i candidati e tutti gli esaminatori che servono senza conflitto con il materiale delle prove pronto c'è la fase dell'esame l'esame fondamentalmente è costituito da tre prove la prima è un test Fatto eh, in due parti. Eh, sono 30 domande con le conoscenze comuni, quelle che diceva appunto Marmigi, comuni per i due profili, e sono appunto 30 domande eh, a risposta chiusa, eh, dove solo una risposta è corretta. Poi ci sono 15 domande specialistiche. Perché specialistiche? Perché quando voi vi eh, iscrivete o comunque eh, fate richiesta di ammissione a un esame, indicherete se volete essere operativo o strategico e in base a quello, ovviamente, avendo visto anche la differenza in quell'istogramma di ore di formazione, le domande verteranno più su qualcosa di tecnico operativo che non su qualcosa di organizzativo gestionale strategico, ecco. Fatte queste prove che sono ostative per poter andare alla seconda, vi è un caso di studio, caso di studio che è fondamentalmente mh, una prova Pratica per iscritto, diciamo, ovvero è un tema che dovete svolgere, eh, vi viene eh, sottoposta una casistica eh, di un'azienda il più reale possibile, eh, con eh, i normali accadimenti eh, che possono esserci nella vita professionale di un HSE, eh, quindi magari. Predisposizione di un modello organizzativo, cioè aiutare la predisposizione di un modello organizzativo, dover gestire un audit, dover gestire un'emergenza, eh, dover far fronte ai bisogni formativi, eh, tutto magari collegato appunto a quello che è successo eh, nello scenario che vi viene eh, sottoposto. Eh, per fare questo, c'è comunque un bel po' di tempo, un'ora e mezza per scrivere la. la la prova e poi fondamentalmente si va a fare una prova orale. La prova orale è strutturata in maniera tale da poter andare a vedere le domande che magari eh, per incomprensione sono state sbagliate o magari l'approccio nella prova scritta per capire perché si è presa una decisione piuttosto che un'altra, ma prima ancora si passa per un discorso di esperienza, cioè l'esaminatore che è un professionista al vostro pari, vi chiederà eh, qual è il vostro excursus lavorativo, che esperienze avete, di quali settori vi occupate. Questo serve anche per una questione di logica: ovvero, se magari eh, sbagliate una risposta su una domanda che tratta di eh, rischio seveso e voi invece siete in un'azienda magari ospedaliera, per dire un esempio che mi viene in mente, è ovvio che nella pratica professionale di tutti i giorni non avete pronto uso questo concetto. Se magari invece lavorate in un'azienda con rischio Seveso, certo, fa un po' strano e quindi magari l'esaminatore andrà ad approfondire maggiormente questo argomento. Poi appunto ci sono domande di approfondimento varie. E viene valutato anche l'approccio alla prova, cioè eh, come vi ponete, il linguaggio che utilizzate, la prontezza di risposta e via dicendo. È un vero e proprio esame. Ecco. Eh, però capite che prima di tutto stiamo parlando di una certificazione volontaria. Quindi è la volontà di un professionista di andare a sottoporsi a un esame con dei suoi pari, degli esaminatori che fanno il suo mestiere, che seguono un regolamento basato su una norma uni. Uh, validato da Credia e gestito da un ente terzo, uh, capite che questa è la massima garanzia che si può dare al mercato, perché fondamentalmente uh, queste norme e tutto questo marchingegno che vi ho spiegato nasce a tutela del consumatore. Quindi uh, assolutamente è una cosa degna di nota il fatto che il professionista voglia mettersi in discussione e affrontare questo percorso. Yeah. <laughs> Poi, eh, proprio per equiparare la professione certificata, e ormai concludo, eh, a quelle ordinistiche, come sapete le, eh, le, scusate, le professioni ordinistiche eh, hanno l'obbligo della formazione continua, quindi i famosi crediti formativi, eh, e eh, come appunto gli ingegneri, i medici, gli avvocati, voi sarete tenuti ad aggiornarvi continuamente. La norma eh, ha una scadenza periodica eh, triennale ve lo riporto qua ok no scusate triennale quindi fondamentalmente eh, vi vengono richiesti 72 crediti in tre anni vuol dire che se li dovessimo spalmare si tratta di 24 ore formative eh, in un anno ma non solo noi andiamo anche a considerare la partecipazione non solo a corsi con un test finale che ovviamente pesano al 100%, ma consideriamo al 50% anche corsi di formazione senza un test, convegni, eh, partecipazione ad eventi, quali seminari, eh, la redazione di articoli tecnici, ma anche l'attività di docenza. Quindi, ad esempio, per chi eh, ha anche la delega come RSPP e svolge formazione continua e quant'altro, anche quelle ore che Sembrerebbero passive, ma passive non sono perché per poter formare bisogna studiare. Eh, vengono eh, pesate e considerate al pari di quelle del corso di formazione. Quindi, esattamente come succede, ad esempio, nell'ordine degli ingegneri, se io seguo un corso, se ero con un corso, ho gli stessi crediti. Ora, eh, la durata appunto è solo di tre anni. C'è cioè un rinnovo triennale eh, documentale, comunque, eh, proprio perché si tratta di un, eh, di un lavoro molto. Vivace dal punto di vista normativo. Pensate a tutte le ricadute che può avere anche il codice incendi, no? eh, l'antincendio, tutti gli aggiornamenti che ha l'81, eh, tutte le, le, le novità che vengono fuori come reati anche legati a, alla compliance in tanti settori, tutte le sentenze, le linee guida. Insomma, essendo così fluido, capite che eh, è normale che il professionista, non al primo ciclo di tre anni, ma Almeno a quello dei sei anni, si sottoponga nuovamente a un esame che solitamente è soltanto una prova scritta. Quindi, eh, proprio per dare contezza del fatto che si è continuata una formazione eh, in tutto questo periodo. Quindi, io ho concluso e, diciamo, lasciamo eh, spazio alle domande, altrimenti andiamo lunghi. Sì, grazie Gianni. Io volevo eh, aggiungere solamente una cosa a ciò che hai detto. Sì. Che in relazione a tutto il percorso insomma, che ci ha fatto l'ingegner Milone e eh, che ringrazio, se vogliamo riassumere il possibile processo di accreditamento, quindi possiamo immaginare che eh, c'è eh, dapprima tutta una parte di eh, gap analysis. Quindi eh, vedo che peraltro qualcuno ha anche chiesto come si fa a mh, a, a dichiarare o quindi a dimostrare che siano stati effettuati eh, degli incarichi manageriali o che effettivamente vengano ci sia una certa esperienza, questo ovviamente viene fatto attraverso una gap analysis. Quindi eh, l'esperienza nonché la formazione pregressa, eh, noi, come ente poi di formazione, facciamo eh, tutta un'analisi de del pregresso e lo trasformiamo in quello che sono. Un um, quantitativo di ore tendenzialmente effettuato, quindi i famosi EQF di Byzant. Tra l'altro, eh, diciamo per quanto riguarda appunto la formazione, è tra virgolette, se siete persone ordinate, semplici: nel senso che prendete tutti gli attestati che avete, eh, magari se comunque fate parte di un ordine, eccetera avete il portale della vostra associazione, del vostro ordine, dove potete scaricare. Scaricare tutti i corsi che avete fatto, invece dal punto di vista professionale serve un'evidenza. L'evidenza qual è? sappiamo bene che non viviamo in Svezia tutte le volte che cambiamo lavoro è una specie di divorzio all'italiana non potete avere una lettera di presentazione con baci a bracci del, pre del, pre del precedente datore di lavoro quindi vi chiediamo soltanto una dichiarazione dell'attuale datore di lavoro dove ci sia esplicitata la vostra mansione ci accontentiamo di una dichiarazione eh, resa ai sensi 445 eh, diciamo sul vostro CV, cioè vero, voi ci dite ho lavorato X anni qui, Y anni lì, eh, rendo questa dichiarazione consapevole delle conseguenze, che è una dichiarazione mendace bla bla bla, eh, a quanto dice l'articolo 46-47 del DPR 445. Questo è quanto. E poi ci date delega, articolo 76 di poter controllare la cosa. Ecco, funziona così banalmente. Eh, ho visto una domanda, quanti sono gli HS6 certificati? Allora, al oh. momento gli HS6 certificati sono pochissimi, pochissimi, ma proprio perché c'è questo muro delle 400 ore che ha bloccato tantissimi. Quindi, fondamentalmente, ce ne sono eh, una dozzina in questo momento, veramente, sembrano molto, molto pochi ma vi assicuro che è proprio un discorso di poter arrivare con le 400 ore colmate. Infatti Informa offre un servizio molto interessante, cioè quello di andare a fare la gap analysis e poi proporvi eh, tutta una serie di corsi o magari eh, il master stesso, quello di 100 ore, che serve per andare ad appianare eh, quello che manca. Eh... Non esiste, non esiste sul mercato un corso di 400 ore, anche perché penso che non lo farebbe nessuno, sarebbe una follia. Ecco, questo è quanto. Sì, peraltro a proposito di quello che, che diceva l'ingegner Milone, ehm, il corso di cui parlava che avviene generalmente a seguito della gap analysis, cioè il percorso che noi consigliamo è questo, cioè voi sottoponete a noi tutta diciamo, la vostra esperienza formativa e lavorativa. Noi effettuiamo questa gap analysis, quindi sulla base di quale o quali delle aree di competenza che voi dovete colmare eventualmente, vi andiamo a consigliare il corso o parte del corso. Che ricordo partirà il 10 aprile di quest'anno sino all'11 luglio. Eh, il corso è proprio suddiviso, proprio per adempiere alla norma, eh, sulle varie aree di competenza, quindi consente di acquisire delle conoscenze approfondite sulle cinque aree di competenza che sono quelle previste proprio dalla dalla norma unici 720. Pertanto quello che noi faremo è consigliarvi attraverso la gap analysis uno una parte oppure il totale del corso di formazione che noi andiamo ad effettuare in modo tale da colmare e poter poi accedere eventualmente all'esame di certificazione finale. E' eh, importante eh, nel momento in cui decidete di partecipare al corso, eh, il costo della gap analysis viene, eh, cioè si esonera dal costo della gap analysis, quindi la partecipazione al corso permette anche questa tipologia di scontistica, però tanto poi arriveranno le comunicazioni eh, più specifiche in tal senso. Ecco, ho visto un'altra domanda. Allora, e per le partite IV? Eh, capisco bene il problema, ho la partita IV anch'io. Fondamentalmente, cosa succede? Allora, se avete dei clienti ancora attivi, quindi fondamentalmente magari svolgete attività di RSVP, consulente ambientale, eccetera, magari sì. loro. Sono più propensi rispetto al classico datore di lavoro ex a rilasciarvi un, un foglio dove vi dicono che incarico vi hanno rilasciato. altrimenti, altrimenti eh, fatturando e mettendo una causale, a noi va benissimo anche la fattura annerita ovviamente, non vogliamo vedere gli importi. A noi interessa soltanto che ci sia il nome dell'azienda a cui avete fatturato e diciamo la causale. Okay. Quindi, eh, magari formazione personale all'uso del muletto, per intenderci, cose banali di questo tipo, però eh, è veramente lì la cosa importante, cioè avere delle pezze d'appoggio, perché comunque tenete presente che la certificazione funziona eh, con diversi step di controllo. Allora, voi andate all'esame ammessi da un esperto, anzi due esperti tecnici in realtà, perché eh, Marmigi vi fa la gap analysis sulla formazione, io vi guardo la gap analysis sull'esperienza lavorativa, vi ammettiamo l'esame, a quel punto avete un esaminatore che convalida la vostra esperienza, capacità, conoscenza, eccetera, con l'esame. Poi c'è un altro esperto tecnico che prende in mano il lavoro di tutti e tre, quindi noi due più l'esaminatore, e controlla che tutto quanto stia in piedi. Questo va in commissione deliberante dove viene rilasciato l'attestato. Ci sono gli audit periodici di Accredia dove gli esperti tecnici di Accredia, quindi HSE manager che lavorano per Accredia, vanno a controllare che tutto quanto quello che abbiamo fatto sia in linea con la norma. In più noi internamente abbiamo un comitato di salvaguardia dell'imparzialità. Alla quale, al quale si siedono anche Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell'Ambiente eh, e, e, e via dicendo, se ne abbiamo veramente diversi, eh, e eh, loro a campione vanno magari a prendere una pratica. Quindi capite che. La robustezza di questo sistema sta proprio nel fatto che è ipercontrollato, cioè non, non, nessuno può venire a dire che eh, si paga e ci si certifica e nessuno può venire a dire che eh, basta iscriversi che si prende un attestato. È veramente un percorso molto molto serio e chi l'ha affrontato lo può eh, confermare. Allora, Io ho visto, perché... guarda Gianno, ho visto anche un'altra domanda che diceva chi possiede le norme, eh, quindi immagino la certificazione come lead auditor per la ISO 45001 e 14001 e RSPP, si può considerare HS manager? Allora qui faccio, eh, mi riallaccio a quello che diceva Milone, sicuramente parte, ecco se vogliamo, con il corso da lead auditor 45001 e 14001, parte di due aree di competenza è eh, sicuramente eh, colmata per cui parliamo dei ricordatevi che c'è l'area organizzativa gestionale l'area giuridico amministrativa l'area di sicurezza l'area di salute e l'area ambientale quindi con eh, una serie di ore da eh, colmare rispetto a se vogliamo essere HSM manager strategici o HSM manager operativi quindi quello che vi invitiamo a fare è eventualmente a sottoporci quindi a farci una richiesta di gap analysis e sottoporci tutta la vostra esperienza professionale e formativa in modo tale da capire quanto è la parte da colmare. Però sicuramente ISO 45000, 14001 e RSPP non colma tutte quante le, le aree di competenza e per il totale delle ore che ci permette di accedere poi all'esame di certificazione. Sì, esatto. Diciamo che andremo a coprire eh, tutta una parte di tecnica ambientale dove c'è il discorso delle principali norme tecniche UNICEF, ISO e via dicendo. Poi c'è comunque eh, una parte relativa alla eh, conduzione di, di audit, quindi metodologie tecniche in materia di salute occupazionale. Eh, si coprono tante aree, ma non tutte. Ovviamente, quello da un, profilo, da un punto di vista del profilo esperienziale, cioè anche nella norma è scritto che eh, è molto facile. Vista la situazione italiana, essere magari molto forte in campo eh, HS, ma essere meno esperti nella parte e. Per questo c'è eh, un discorso di formazione. Quindi sono magari un teorico nella parte ambiente, sono molto ferrato nella parte salute e sicurezza, che in Italia vanno a braccetto. Okay. Ci sta. Eh, si valuta caso per caso, assolutamente. Sì, caso per caso è proprio la, la, diciamo, la parola chiave, la definizione chiave, perché poi relativamente a quelli che sono gli European Qualification Framework, no? i famosi EQF, eh, si, la, si ragiona per equipollenze, per cui tendenzialmente eh, il corso di laurea, una, vedo che c'è anche qualcuno che chiede la certificazione NEBOSH, quindi tutto ciò che non è eh, aderente alla normativa italiana, ma magari fa, 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 facente riferimento a regolamentazioni europee, e si ragiona per equivalenze tendenzialmente, ma va valutato, eh, non è possibile standardizzare una gap analysis, quindi va valutato assolutamente di caso in caso rispetto anche agli specifici corsi di formazione, anche la laurea stessa, la laurea in ingegneria gestionale, eh, un conto era dieci anni fa, un conto adesso, per cui anche gli esami stessi eh, sostenuti all'interno del medesimo corso di laurea possono andare a colmare più o meno eh, aree di competenza o aree differenti. Certo, infatti tanto è tanto vero che eh, se guardate sulla norma, quello che si vede nella parte appunto eh, organizzativa, c'è anche tutto un discorso di eh, dov'è che era, mi sono perso la riga. A parte il 231 che è pesantissimo da, quel, da quella parte, però c'è proprio un, un discorso di eh, saper andare a creare un non un business plan nel senso economico, ma nel senso proprio di che cosa devo fare. Per migliorare la mia parte di azienda, cioè la gestione del, della parte salute e sicurezza ambiente. no Quindi tutto un discorso di eh, capacità di eh, eh, redigere piani, eccetera, fa parte di, di, di conoscenze molto generiche, sono skill generici eh, che si applicano a tante professioni. Quindi eh, probabilmente si riesce a prendere tanto anche da, da, dai corsi di laurea, assolutamente. È ovvio che quando si presenta un'esperienza lavorativa eh, il fatto che eh, nella dichiarazione del datore di lavoro non ci sia eh, un, un riferimento diretto a, a un ruolo legato a salute e sicurezza ambiente eh, mette un po' un freno. Ecco, non, non sono esperienze lavorative che possono essere contabilizzate, eh, è, è tutto lì il problema. Cioè diciamo che tenete presente che si chiamano appunto certificazioni professionali perché non sono delle attestazioni di un percorso di formazione o post corso abilitante. È proprio una questione di dire io ho una figura tutto d'un pezzo, sono un professionista, faccio questo e ho queste tre colonne eh, ben salde che vi posso dimostrare. Ecco, funziona così. Allora, vediamo Assolutamente, c'è ci cioè chi chiede la gap analysis a un costo, eh, sì, quindi eh, diciamo ciò che vi consigliamo di fare per eh, intraprendere questo percorso, la prima cosa è chiederci un'offerta per la gap analysis, ricordiamo che laddove la gap analysis dovesse riscontrare che ci sono delle carenze e che quindi bisognerà intraprendere un percorso di x ore per la specifica area tematica, qualora doveste iscrivervi poi al corso il costo del corso vi verrà depauperato del costo della gap analysis, quindi in tal caso eh, sarà reintegrato in tal senso. Ok, vediamo un po' domande e risposte. Allora, c'è una definizione di ciò che è inteso come manageriale. Manageriale, vabbè, ovviamente eh, sapete benissimo che è un'italianizzazione itali di un termine inglese, quindi fondamentalmente parliamo di un gestore, no? quindi qualcuno che mh, riesce a gestire un servizio, no? quando è un manager. Fondamentalmente eh, manageriale fa un po' il paio con, in altre norme, scritto così, ruoli di responsabilità e autonomia, cioè ovvero il fatto di... Avere un'assunzione di responsabilità e poter avere eh, accesso a decisioni autonome. Okay? Eh, certo, più è verticalizzata l'azienda, più magari l'autonomia è limitata, d'accordo. Però stiamo parlando di autonomia all'interno della propria fascia orizzontale, o comunque di poter fare un reporting a un livello che poi tiene conto delle vostre eh, indicazioni per prendere decisioni. Ora, quanto deve, Ups. allora, eh, l'autonomia dell'HS manager strategico ovviamente dipende tantissimo dall'organigramma e dalla percezione che l'azienda ha di questo fondamentale ruolo. Perché eh, ci sono aziende, eh, le classiche aziende pagliuzza, come le chiamo io, che fondamentalmente te fallo tu e, e, e rimani fregato a vita. No? Invece ci sono aziende che assumono proprio personale con quel lo specifico scopo perché eh, vedono nella, nella compliance, nella sostenibilità, nell'impegno ambientale, nel, nell'impegno verso la sicurezza e sociale una cosa importante, no? ovviamente. Quindi è un po' lì eh, che, che casca l'asino, tra virgolette, però capite che lo strategico eh, in teoria si siede nel board of management, cioè sta insieme a il, il top management dell'azienda e prende delle decisioni anche a livello contribuendo anche allo stanziamento del budget. L'operativo eh, è chi riporta diciamo un soggetto del genere o se magari non c'è eh, si riporta a un non so risorse umane per assurdo in strani organigrammi che posso, posso immaginare però comunque ha un'autonomia eh, degna anche l'operativo ripeto più è Piccola l'azienda o meno è sviluppata la sua concezione di gestione di salute e sicurezza ambiente, è più questo discorso un po' lascia il tempo che trova, perché questa norma, è inutile nasconderlo, è stata scritta da professionisti abituati a lavorare in multinazionali. Okay? Queste norme vengono appunto scritte da chi? Stakeholder, cioè persone portatori di interesse, rappresentanti di categorie professionali, il tavolo. Viene, eh, diciamo, eh, reso pubblico, no? eh, c'è proprio un bando dove UNI dice: Guardate che stiamo per scrivere questa norma, chi fosse interessato è invitato a partecipare. Se poi non si presenta nessun altro, ovviamente il tavolo parte e si va avanti. Poi una volta scritta la norma, questa va in inchiesta pubblica. Quindi chiunque, anche il privato cittadino, ha il diritto di dire io alzo la mano perché secondo me qua andiamo contro la Costituzione, la legge italiana, contro gli interessi di una categoria, tutto quello che volete. Però se ovviamente tutte quante queste fasi non vengono eh, utilizzate, le norme vanno via dritte. Eh, quindi qui c'è sicuramente la mano di chi lavora in grandi multinazionali. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Eh... Ah, qui è per te: i corsi di formazione mancanti per completare la figura sono in presenza online? Tendenzialmente tutti in videoconferenza. Perfetto. Quindi la formazione sarà comodamente in videoconferenza. Eh, ok, vedo vi anche altre domande su qualifica, auditor, eccetera. Quello che, che vi consigliamo è di. E accedere alla gap analysis, quindi farci richiesta di gap analysis, andare ad individuare poi nella specificità eh, eventualmente colmare o non colmare le aree e quali sono le aree da colmare. Allora, ho due domande abbastanza simili, quindi diciamo che andiamo su questo. Questa certificazione è riconosciuta solo in Italia? Allora, sì, ma forse in futuro no. Perché allora fondamentalmente cos'è successo? Eh, questa, questo indirizzo italiano nato con la legge 4 dal 2013 eh, è piaciuto all'Europa, eh, c'è questo progetto di legge che proprio invita eh, AFNOR, DIN, tutti gli altri a fare altrettanto eh, rispetto a quello che è stato fatto in Italia e le norme italiane sono scritte in maniera tale con quello che viene chiamato uh, high level structure uh, e uh, APNR si chiama il modello con cui vengono scritte è molto poco nazionale nel senso che i riferimenti legislativi vengono messi in appendice il testo invece è scevro di uh, contaminazioni nazionali non troverete mai la parola RSPP all'interno della norma 11720 troverete in appendice legge 81, eh, il TUA, il testo unico ambientale, via dicendo, tutto quello che volete INA, in linea guida ma in appendice, proprio perché l'Europa per non far lavorare 50 volte tutti ha detto appena partiamo con questo recepimento generale la Uni diventerà EN. Okay? Ma i tempi non sono ancora maturi. Si stava facendo qualcosa prima del COVID, ha un attimino frenato questa, questa strada, però l'indirizzo è proprio quello. Okay? Fondamentalmente, se leggete bene eh, le norme, sono scritte in maniera molto asettica. Infatti, ogni tanto uno le guarda e dice: Ma stiamo parlando dell'Italia? Veramente, viene fuori questa domanda, proprio perché sono scritte in chiave europea. Al momento valgono solo in Italia, sì. Eh la può essere un soggetto esterno all'azienda? Sì, perché no, assolutamente. È un consul può essere un consulente, eh, soprattutto quando si tratta magari di aziende aziende non tanto strutturate, piccole o comunque magari Piccole poi è un termine particolare perché io che vivo in Brianza o, o andando su verso l'Ecco Valtellina ci sono aziende piccolissime che sono leader mondiali di quello che fanno quindi molto probabilmente hanno bisogno di dotarsi di un HSE anche per la compliance verso il proprio cliente che magari è americano tedesco eccetera e vuole vedere o norvegese e vuole vedere eh, una certa gestione di quel settore fondamentale proprio per un discorso di eh, mission dell'azienda che dice io non posso eh, acquistare materiale, anche se buono, fantastico, fatto benissimo, da un'azienda che ogni 2x3 ha un operaio con una mano in meno, ecco, banalmente. Quindi eh, assolutamente l'HSE può essere esterno vediamo ehm... sì c'è anche una domanda sulla certificazione del periodo di formazione per un lavoro svolto da 28 anni eccetera e, se è necessario allegare le lettere di incarico oppure è sufficiente la dichiarazione ai essenza il dpr 445 insomma equivale a ciò che avevamo detto prima sì eh, allora se si potessero utilizzare avere diciamo eh, de delle o lettere di incarico o altre pezze d'appoggio, non è male come cosa. Vi spiego il perché. Perché eh, immaginatevi il caso in cui voi avete 28 anni di esperienza, avete cambiato da due anni e ho una dichiarazione che mi copre solo due anni. No, solo tra virgolette, automaticamente diventa come peso eh, 2 su 28, siamo 14 a 1, capite che eh, magari eh, a credia potrebbe storcere il naso. Io come ente di certificazione voglio credere a quello che voi mi dite, però eh, conviene diciamo avere altre, altre cose. Buste, paga, fatture, tutto quello che potete utilizzare, comunicazioni che vi siete tenuti: non so, una lettera di ringraziamento, grazie per averci formato, di tutto. Ok, io sono un collezionista di referenze perché, per deformazione professionale, mi sono abituato. Magari non è comune però vi consiglio di, di, di poter raccogliere il massimo delle, delle evidenze, anche per ridurre i tempi, eh? perché voi ci mandate la domanda, noi la valutiamo, abbiamo tutta la documentazione, per ogni cosa troviamo una corrispondenza e andiamo via lisci. Se no comincia il giro di mail, telefonate, per favore mi trovi questo, mi dia quest'altro, eh, capite? Niente, direi che l'orario l'abbiamo superato, se non ci sono altre domande... Lascio la parola. Eccomi. A Eccomi. Spero che mi, mi sentiate, e diate bene. Non ho un'ottima connessione oggi, quindi vado rapida. Sì. Allora, grazie innanzitutto a voi per eh, insomma, la puntualità delle vostre, nelle vostre risposte, per la vostra disponibilità. Ho visto che c'è tanto interesse, quindi eh, vi ricordo che eh, l'Istituto Informa organizza. Appunto, il corso di formazione HSA Manager Strumenti per la gestione del ruolo secondo la norma 11.722.18. 10 aprile, 5 luglio, un corso di 100 ore di formazione, un totale di 12 giorni. Si possono. I moduli le sono fruibili anche singolarmente. È un corso qualificato per la certificazione di HS Manager istituita dall'organismo di certificazione ICMQ, valido come aggiornamento per l'SPP, ASPP coordinatore di sicurezza e per il mantenimento della certificazione professionista della security rilasciata da ICMQ. Avrete un'offerta riservata su questo, ve la invieremo come una comunicazione insieme al link alle slide e al video. Ovviamente potete comunque scriverci o chiamarci per qualsiasi informazione aggiuntiva voleste, lo potete fare a clientichioccio all'istitutoinforma.it e i nostri recapiti comunque li trovate sui nostri siti sia epc.it che istitutoinforma.it e anche nella comunicazione che vi andremo a inviare nei prossimi giorni. Ehm... Non sono previsti attestati di partecipazione, per questo come tu per tutti i nostri webinar gratuiti, quasi tutti, quindi eh, ve lo dico in anticipo perché sono eh, iniziative che mh, richiedono un grande impegno eh, da parte nostra, soprattutto di tempo. E quella del, eh, degli attestati di partecipazione, è effettivamente tanto tempo che noi preferiamo utilizzare per, organ per organizzare nuovi eventi. Come vedete abbiamo insomma un calendario abbastanza... Detto questo, vi ringrazio ancora, vi aspetto online per i prossimi webinar di EPC e Informa, ringrazio i relatori di oggi e ci vediamo presto. Buona serata. Buonasera a tutti, Grazie a tutti buonasera. Grazie.